Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Sherlock Holmes Chapter 1, un nuovo capitolo della serie di Sherlock Holmes, il gioco investigativo, un gioco un po' particolare perché ricalca un pochino l'infanzia, chiamiamola la giovinezza di Sherlock Holmes, non in compagnia di Watson, ma in compagnia di John, che è un altro suo, forse l'unico, migliore amico. Il gioco non è ambientato a Londra, è ambientato in un'isola nel Mediterraneo ed è, a quanto ho letto, un open world. Lo proviamo, il gioco costa 49,99 e ringrazio appunto per la possibilità di registrarlo in anteprima, lo potrete vedere però solo dopo l'uscita del gioco. Ci sono due interessanti cose. Allora, prima di tutto, vabbè, il gioco focalizza sul fatto che potete approcciarvi alle cose in svariati modi, infatti come vedete c'è il combattimento. Un gioco ricorda anche un po' Sinking Island, insomma, vediamo anche il livello di legnosità dopo. E abbiamo due livelli di difficoltà, abbiamo la possibilità di avere tutto attivo, quindi le notifiche sul progresso delle indagini, quindi il classico bollino che ci dice hai fatto progressi, il bollino dove si può interagire, il tempo per le decisioni, prendere delle decisioni velocemente o meno, e l'analisi chimica, mentre invece qui è il maestro della deduzione. Non vedrà icone di interazione sulle persone, sugli oggetti con cui puoi interagire, né le icone di azione che suggeriscono come proseguire con l'investigazione. Non riceverai promemoria per controllare il palazzo mentale taccuino, né quando troverai un indizio chiave e tutti gli indizi a un caso avrai meno tempo a disposizione per prendere le decisioni. Mentre il combattimento anche qui si basa su varie possibilità, la storia che quindi ci salta i combattimenti, ci dà meno danno, ci sto 10 nemici, insomma, e la normale. Io direi di giocarla così, ma soprattutto la cosa interessante è che dovremmo sempre fare attenzione a quello che facciamo a livello di scene di violenza, perché il nostro amico è un pacifista. Poi, leggendo un'anteprima della storia, dicono ma chi è veramente il tuo amico? Magari nella storia ci saranno delle rivelazioni, ma soprattutto quello che ho visto è che questo gioco non ha quella cosa, diciamo, che vi mettono in altri giochi come anche Sinking Island, dove avete la certezza di aver preso il colpevole giusto. Questa è una caratteristica che io aspettavo da un gioco di questo tipo. Quindi let's start. Probabilmente ci saranno dei tagli in questo gioco, perché dei tagli in questo video, perché io me lo gioco adesso per la prima volta insieme a voi, ce lo godiamo, ma ovviamente non contate sul fatto che io ci faccia più video, perché essendo una storia non ho intenzione di spoilerarla a voi che siete magari dei potenziali interessati ad acquistare questo titolo. Il gioco in italiano, sottotitolato ovviamente. Adesso basta un po' parlare e ci vediamo l'inizio. Eccolo qua. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually... Stiamo malissimo in nave. No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see Cordona è l'isola. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. Perché noi torniamo qua, perché qui è l'isola dove è morta nostra madre. Traveling all this way enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing. Bello l'effetto bagnato in faccia. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. Ok, quindi puntiamo ad arrivare e andare in albergo, andare alla tomba domani mattina. If you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get... Oh, siamo arrivati. Come on. We'll go together. Va bene, vediamo se effettivamente è un open world o meno. Mi rincuora il fatto che non sia nella solita Londra, dove Sherlock Holmes ha già due giochi, diciamo, di questo tipo, investigativi, non tipo avventura grafica, Devil's Daughter e l'altro di cui non ricordo il nome, però avevano ambienti, diciamo, circoscritti, in base anche al caso che andavamo a svolgere. Vediamo.
Vediamo come funziona, graficamente sembra carino. E ovviamente non so dirvi se potrò giocarlo con questa difficoltà, perché potrei andare in difficoltà facilmente. Che sia questo l'hotel? Sì, direi di sì. Hey Sherry, come on, catch up. Ok, nuovo caso. WSTA per spostarti e tastino del mouse sinistro per interagire. Non abbiamo bollini con cui interagire, quindi cerca di non perderti in questo grandissimo giardino. Segui il suono della mia voce, sì. Beh, andiamo. No, li ho usati tutti i tasti, dai, andiamo. Benvenuto all'hotel Palazzo del Lusso, signore. L'ho detto in italiano. Siamo, essendo giovani, potremmo, penso, anche dare un pochino scelta se essere, diciamo, giovani e incoscienti oppure già Sherlock Holmes che tutti conosciamo. Vedete, non ci sono bollini, non c'è nulla. Scusate un secondo. Questo. Ma scusa, non ti ho visto entrare. Vabbè, mi sono distratto magari. Potrebbe gentilmente firmare questi documenti? Sì, certo. Abbiamo preparato la stanza 221 per lei. Vedo che era prenotata per due persone. Vuole una seconda chiave? Mai, prende sempre due chiavi. Vabbè, andiamo. Ma quindi non mi indica dove andare, quindi dobbiamo, you know, fare staff only. Andarci. No. Salve signore, qualcosa che la turba? Va bene, andiamo su. 221 immagino sia il secondo piano. ...226... Salve! Può parlare? Cioè, può essere forse un po' fastidioso il fatto che non ci siano indicatori, bollini, né nulla. Magari si potevano lasciare mancanti solo per l'indagine. Per gli oggetti interagibili qui magari sarebbe stato un po' più semplice. Comunque, qua siamo arrivati nell'altro piano. Cioè, nella sala che c'era dall'altra parte. Magari la nostra stanza è qua. 221, eccola qua. Ci hanno già portato le valigie al piano di sopra. Non è ancora... Ma... Nel frattempo è piacevole rilassarsi nell'atrio stasera al ristorante. Ok. Grazie. E questo qui compare sempre quando... Va bene. Va bene. Andiamo da bere. Ma questi preamboli piacciono sempre tanto. Guardate un po' che bella l'isola. È molto bella. Ricorda appunto Sinking Island, dove si poteva andare in giro. È enorme. Cordona. Abbiamo la città vecchia, Scaladio. Noi siamo a Gran Sarei con l'hotel, Palazzo del Lusso. Qua abbiamo il mercato. Qui è il mercato di Gran Sarei. Qua abbiamo la porta, il ponte greco. Qua abbiamo il ponte di Cesare che porta nel Miner's End. E ci sarà una sorta di miniera qui, immagino. Qui sto il ponte che porta a Silverton, ponte Stephenson, ponte Thor. Potrebbe ricordare anche un po' Vampir, volendo, come discorso di open world. Questo municipio. Ok. Bene. Posso? Hey, Sherry. Just our luck. Quanto mi dà fastidio se mi chiama Sherry. Se i frutti di mai non sono in suo gradimento, la preghiamo di tornare per la nostra colazione domattina. Tutti adorano il batch di Benedict. Le nostre uova, va bene. Non ho letto in tempo, ma... No, ma... che devo fare? Perché no, non so esattamente dove devo andare. Qua c'è già il... È un po' come giocare alla cieca, a dire la verità, questa cosa. Perché all'inizio, perlomeno, che non abbiamo un'indagine... non lo sappiamo. Guarda come siamo fortunati. Ah, ok. Un medium. Non ci siamo già passati?
Andiamo, non abbiamo altro da fare. Vabbè, vediamo intanto che succede. What's happened? Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? I... Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. Vuole farmi un ritratto? Be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backwards. Al contrario, la verità è una soggettiva non complicata, è solo la verità. O lo è o non lo è. Oh, così sbuffone, non forse, se vogliamo, questo giovane Sherlock Holmes. La verità come la bellezza negli occhi di chi guarda. Allora mi dico, cosa vede? Ah, me l'ha già fatto il ritratto. Come lo tratta male. Sì, infatti, lui è la mia stessa idea. Ha detto... posso prendere? Ok, vediamo se ha trovato un bel tavolo dove si è accomodato il nostro amico John. Eccolo lì. Meno legnoso di altri, Sherlock Holmes. Va bene. Dai, mangiamo. Cordone è ancora più tranquillo di quanto ricordassi. Sarà una lunga serata. Che ne dici se ci divertiamo con un giochetto? Mi piace tantissimo sto amico qua, però... Siamo nel XIX secolo. Giusto per fare un po' di contestualizzazione. Qualcuno ha dimenticato il bastone sul tavolo. Semplicemente pensavo che tu potessi identificare il proprietario. Lo sai che mi basta un minuto al massimo per te, non per me, però. Per te, Sherlock. Perché dovrei restituirglielo? Allora, cosa serve il personale qui? Estetica? Mamma mia, sei cattivo! Volevi qualcosa da fare? Ma sì, fammi muovere le celluline grigie, ma quello lo diceva Poirot. Ma va bene, fammi dare un'occhiata. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo questo bastone. L'impugnatura alla testa è stata giovane dorata. Giovanese, diciamo, ok. Probabilmente rubata da un tempio. La marcatura suggerisce che sia stato usato come randello. Una stemma raffigurante un bulbo d'aglio di un prato. Forse la famiglia Fielding o Prati o Craven, dal nome inglese che significa posto dell'aglio. Pugnature, vediamo un po'. È fatto di ebano, usato non curato, patere cicatrici di numerosi colpi. Questo bastone è un'arma costosa e appariscente. Il suo proprietario deve essere vanitoso, volubile ed innobile e sangue inglese. Portalo con te, Sherry, studiamo il suo proprietario. Vediamo un po'. Se tu abbia preso nota delle tue osservazioni e il tuo taccuino, come hai intenzione di trovare questo nobile? La persona sola non è abbastanza. Potrei dover chiedere agli altri ospiti se hanno visto chi fosse qui. Ok, Sherry lo può chiedere alla gente informazioni su una prova. Premi C per aprire il taccuino, seleziona la prova con X, poi prova a parlare con qualcuno. Prova subito con il bastone. Proviamo un po'. Qualcuno di nobile, mi viene in mente questo qui col cilindro, che potrebbe starci molto bene, quindi io vado e prendo il cilindro, taccuino, il bastone perduto, seleziono l'indizio, perché altre cose, il tavolo per trascorrere la serata, incontro con il medium è qua in Nutella, ma sta facendo una seduta, quindi io prendo il bastone perduto, seleziono l'indizio e vediamo se posso parlare a sto tizio. Ah, qua, con la E, posso fare una foto. Ah, ok. Vediamo applicando. Questa è una domanda a cui posso rispondere. C'erano tre persone al tavolo, una coppia e un ufficiale della Marina in pensione. La coppia se n'è appena andata, ma l'ufficiale della Marina è stato visto uscire in giardino. Lo devo trovare. Perfetto, bella anche questa cosa di scritto. Premi Q per concentrarti e rivelare i dettagli e identificare il tuo obiettivo. Ah, mi dà il nome. Comprensiva, pescatrice di perle, avvocatessa inglese. Non so come faccia a capire, probabilmente dalle voci che si sentono. Vediamo qui se c'è qualche...
Contabile caimeano, cleptomane comprensivo. Probabilmente lo nota dalla postura o da qualcosa che sa lui. Questa persona è accesso ai nuovi britannici, posso chiedere altri ospiti a trovare un ex ufficiale della marina nel giardino. Quindi a occhio non era della coppia, ma era del tizio lì. Vabbè, vediamo nel giardino se c'è qualcuno. Vediamo una scansione, quello è un nobile. Attore gallese, accudisce cavalli comprensivo, eccolo lì. Commesso gallese, soffre di cirrosi, affabile. No? Questo? Turista curdo, xenofobo. Quello che è vestito così bene con la bombetta, diplomatico italiano, ufficiale in pensione. Provo a fare una domanda anche a lui, vediamo. Sta parlando con l'uomo giusto. Vuole parlare con un italiano. Signor Rhodes è seduto al nostro tavolo con la coppia di nobili. È lui! Gli uomini parlavano di vela e la signora stava giocherellando con il bastone. Forse lei lo ha appoggiato e suo marito si è dimenticato di prenderlo quando sono andati a incontrare il medium. Ora ho una scusa perfetta per entrare nella stanza della seduta spiritica. Ok. Ma era lui allora. Stavo solo passando al suo proprietario e non cominciare a prendere parte a questo spettacolo. Ma... Quindi ho parlato con lui che lui era il tizio. Provo a parlare anche con questo. Vediamo un po' se... No. Vediamo se lo sanno qualcosa, giusto così per fare una domanda in più però. No, vabbè, ho avuto culo io a prendere le prime due persone con cui ho parlato e ne sapevano qualcosa, ma giustamente un tutorial. Vediamo se lui può dirmi dove è la seduta spiritica. Non saprei identificare il proprietario. Quindi l'opzione più semplice si è conclusa con un fallimento. È irritante. Allora, facciamo così. Andiamo di là e vediamo se dice qualcosa sulla stanza in cui è questo tizio. Diamo un'occhiata. Only today. L'incredibile cosa qua. Boh. Che sia qui o in una stanza di sopra? No, è infatti qua. Questo hotel, questa isola piena di ladri. Prima il mio bastone era il diamante. No, il bastone ce l'abbiamo noi. My cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom made. A joke. Piazzava, è stato lasciato al mio tavolo al ristorante. Ho pensato fosse giusto restituirlo al proprietario. Well, I'll be. Dovevo trovare qualcuno di onesti giorni nostri. Che niente l'uomo. Cioè, stava prendendo a pugni il tizio. Ma devo chiederglielo. Come faccio a sapere che io ero il proprietario? Vediamo un po'. Osserva. Questa è una cosa che c'è sempre. Posso muovermi in questi? Vediamo se ho... C'è un aglio. La testa d'aglio. E poi ha le nocche tutte andate, ma perché ha dato un pugno? Sì, quello sono d'accordo. Ma cos'ha la cravatta? Vestiti nuovi e costosi. Faccia rossata. Allora, vediamo un po'. Allora, non indossa la fede nuziale. Faccia rossata e gonfia. Vestiti nuovi e costosi, nocche leggermente rossate perché ha dato il pugno. A giudicare il suo stemma araldico presente nel suo bastone, sono abbastanza sicuro che quest'uomo sia Lord Craven, un nobile inglese che visita i centri di benessere per ricevere cure per la sua malattia al fegato. La sua faccia rossata indica che ha ceduto alla tentazione di bere qualche bicchierino di alcolici. Forse è stato turbato dalla salute spiritica? Ok, questo è un profilo. Qua abbiamo un inglese malato in cura, oppure abbiamo un altro profilo. Un ricco nobiluomo inglese annoiato che viaggia per l'Europa sperperando i suoi soldi. La sua faccia rossata indica che ha problemi con l'alcol, è ancora fisicamente forte e sano, ma tra pochi anni finirà male, essendo costantemente ubriaco.
Non lo so, non saprei come giudicarlo, però calcolando che ha fatto rissa e ha dato un po' fuori ed è così arrossato, io dico che non è malato, ma è un inglese annoiato. Io confermo questo profilo qui. E non sappiamo se il mio profilo è giusto, però Simple deduction. Your cane told mi me ha everything detto I tutto quello needed che to dovevo know. I sapere. was after a strong, Cercavo un uomo brave forte, man mi ha who detto could fit interessato into the all'avventura, di culture sangue of nobile, che blood non and disdegna blood. qualche bevanda forte. Vediamo subito se I adesso abbiamo qualche promised another indizio. one E mate se dovessi to continuare, potrei extract anche essere the in grado di tormenting ricavare il blood suo nome dallo from the stemma exhale. araldico, Lord Lord Craven. Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's Sono me, proprio io, Lord Lord Andrew Anton Craven. 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 You Eh sì, che è un are vero the medium, hai man. sentito? You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you E could lei è help me sdraiata find sul divano Diamante in too. trance. Yes, you should do Anche it. il mio diamante, si Child, potrebbe fare un gioco you da can ragazzi per survive. lei, signora Thanks. And if a child can Holmes. do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why Perché bother? scomodarli? So che è Your stato child questo has stolen it. burattino, l'unico Questioning mistero è dove is l'ho ben where it is nascosto. hidden. Fine, give me my stick and I'll resolve the matter myself. This Il thief bastone must have risolverò la confessed questione del after a suo ladro, small quasi punch. confessato dopo un A segno. suspected Sospetto beating che results picchiandolo ci avrebbe inevitable. risposte sulla cui Consequently, arises veridicità e dei I dubbi. should Vi stay risparmierò out of tali trouble. problemi se prima Your first lei answer risponde a is. qualche mia domanda. Vediamo. Allora, vediamo un po'. Mi interessa ancora prima del diamante. Mi interessa cosa è successo. Insist the medium È stato robbed il him during a medium, ma seance. cos'è successo esattamente? It was a Uno stupido dirty trucco. Eravamo trick. seduti qui al buio Sitting pregando e there in the tenendoci per mano dark, come al chanting and solito. holding hands as expected. Then Quindi the non è la spirit prima began volta. to appear. Qualcosa è iniziato ad apparire fuori But uscendo dal how? medium come una nuvola o una bolla. Il Slowly, ciarlatano l'ha chiamato incrementally. ectoplasma. Ah, yes, common in the spiritual trade. Un comunello. Uno spiritismo, Indeed, un perhaps too much. comunello. My beloved Emma Forse screamed anche and troppo. La I mia ran amata and I Emma ha stood to urlato dal defend her terrore e mi sono alzato attacking per that difenderla da quel ghost maledetto brain. fantasma. But my hand Ma la did mia mano nothing. non ha colpito nulla, Failed il to medium è wither me saltato via ed another Emma è fated svenuta. Ho night. acceso la candela e il Candle diamante era was sparito. gone. Parli del diamante. Vediamo cosa mi dice. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak Emma with Sir desiderava parlare con i Thomas. proprietari I went up precedenti. to Mio him nonno from ci the raccontò che Lord Rajah apparteneva a un Regiment. Rajah, un re So indiano. you were summoning long Quindi beard state Indian invocando un re warriors indiano to morto da protect tempo e la prego di the rispondere, words vi of him aspettavate che lui avrebbe conversato con voi in To be inglese? frank, Mr. Holmes, I don't Essere believe onesti, non it. credo ai Since fantasmi, ma none of Emma era us affascinata seemed dall'idea led di by the incontrare un idea vero of re anche meeting se a king, morto. even a dead Ok. one. Well, a crown is a crown. Beh, una Can you corona è una describe the corona. stone Può itself? descrivermi la pietra? Yellow Diamante diamond, giallo, non crystalline, meno 100 almost carati, di symmetric, forma perfettamente smooth ovale, un mother pezzo like. unico al mondo. Dare un'occhiata in giro. Stay Adesso here. iniziamo e mettiamo a ferro e fuoco la I'm stanza not perché going to voglio risk it. interrogare tutti No con threat. I'll questo. be Ci keeping an saranno eye anche quest outside secondarie da this. quello che ho visto? Cioè, ci saranno. Questo è già il gioco completo, però insomma, me lo giocherò poi per conto mio. Diamo un'occhiata. Allora, il concentrazione aiuta a cogliere piccoli dettagli. Quando vedi un cerchio bianco scarabocchiato, premi Q per osservare l'oggetto più da vicino. Premo Q. Scanalatura ovale, diamante da 100. Eccolo lì. È stato posizionato su un tavolo in modo che tutti i partecipanti. Ok. Diametro 3-5 cm. Scanalatura ovale. Ok. Bello il modo in cui si disegna così. Questo è l'ectoplasma e voglio darci un'occhiata perché. Tengo premuto ispezione. This must be the Peccato non ectoplasm. ci sia abbastanza per una Blood has corretta presumably been analisi pumped into all chimica, perché orifices. come ogni buon But Sherlock si what was fanno here, le surely? analisi sia di chimica che anche le analisi a livello di notizie nei giornali. Half a glass of Mezzo Balbless, bicchiere di scotch, Sherlock, blah, blah, mozzicone, sigaro, Rum, porla, Tintin, ragna, quello che è. Di cos'altro ho bisogno, va bene. Qua è un bicchiere rotto, credo, sì. There are light traces of rouge and Lievitarci di pigment to one rossetto glass. sul bordo del bicchiere. Mi puzza un po' sta cosa, perché se hanno messo al centro un anello, comunque un diamante, e sparisce da davanti a tutti. Ma non ha molto senso questa cosa. Comunque, già un aiuto c'è perché mi sta dicendo 4 su 5, quindi dovremmo finire di analizzare un po' tutto. C'è dell'altro.
sotto ci sono dei... Qui c'è la giacca. Più niente da analizzare. There are light traces of rouge on the edge of the no. Qui? No. No, non riesco a trovare nulla. Vediamo, facciamo il giro e vediamo. La giacca. Eccola. È una vecchia economica, ma il design della farfalla ha il suo fascino. Però dice che è economica, azzecca molto. Abbiamo un nuovo indizio nel palazzo mentale. Il palazzo mentale cos'è? Una serie di diciamo prove, indizi che poi noi possiamo andare a collegare come in ogni gioco di Sherlock Holmes e poi possiamo andare a trarre delle conclusioni. Voglio interrogare il tizio che si è preso il pugno in faccia. Fantasma, l'ho evocato come al solito, ma poi è andato tutto storto. Il signor Orlato ha indicato Lord Craven. E c'era un'ombra, una tale forza mistica. Ha terrorizzato la signora, deve anche aver preso un diamante. Chi altro avrebbe potuto? Ci sono spiriti qui adesso? Ho il naso rotto e questo maniaco vuole uccidermi e lei mi chiede degli spiriti. Scopriremo chi è stato. I will investigate and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. Ma questo brutto testardo, adesso mi sta incolpando come se potesse qualcosa del genere. Sembra che tu sia pronto per addentrarti. Ok, mi ha dato un consiglio anche se poi il gioco non lo farà più. Premo C, vado al palazzo mentale e ho... vabbè, con la storia di mia madre non abbiamo dentro niente perché non ci interessa. Fantasmi del passato. Allora, vediamo un po'. Lady Craven era di fronte alla finestra. Indicava la parte opposta. Ha preso pugno in medio. E un po' con aiuto. Che cosa succede? Allora, scegli il tuo caso fatto. Seleziona una prova. Combinalo con uno rilevante. Trova il prova del tuo taccuino. Fai una nuova deduzione. Ok, vediamo qua. Lord Craven è seduto di me, l'edica indicava la parte opposta, quindi abbiamo tirato una conclusione. Stava indicando la finestra, sono sicuro che abbia visto qualcuno nel cortile durante la seduta. Ok, questo non è male come indizio. Andiamo con Y agli indizi. Fila con la falena, questo direi che non c'entra niente. Y deduzioni. Ok, abbiamo la deduzione adesso. Perché lei era seduta, ha visto qualcuno e lo ha indicato. Siamo al piano terra, quindi tecnicamente qualcuno dovrebbe essere fuori. Dovrebbe essere qui. E questo è un ambiente abbastanza chiuso, però a occhio direi che l'unica finestra che poteva indicare è questa, quindi qui può entrare solo lo staff o l'unico presente, questo tizio qui, che non so che cosa voglia, ma cantante inglese, fumatore, comprensivo. C'è nulla, direi che non lo possiamo manco interrogare. Qua abbiamo lo staff only. Può entrare da qua, però possiamo andare a dare un'occhiata. Fa una sartoria e qua si torna all'interno. Facciamo una domanda, vediamo se c'è qualcuno qui. Cosa che mi ha sempre spiazzato di questi giochi è che non ci sono mai diciamo, cioè voi vivete il ragionamento che fa lui, ma non è il vostro ragionamento. Oh, qua mi dice qualcosa.
Recentemente ha fiato qualcosa, si è bloccato. Che cavolo è? Ah, una scarpa, ok. Vediamo un po'. Una scarpa con un tacco rotto sicuramente lascerà graffi. Va bene, John, pensi che un fantasma potrebbe. Vediamo se ci sono dei graffi sul pavimento. Qua. Sono cadute delle cose. Ci sono. No, questi sono tutti i petali. Seleziona la prova ed entra in modalità concentrazione. Ok, sì. Giusto. Questo è il taccuino. Dobbiamo prendere. Vediamo se abbiamo. Diario di John. Asi. Fantasmi del passato. Fare mia madre, no. Testimonianza del medium. Seduta spiritica. Ok, questo è qualcuno in giardino. Seleziono l'indizio e con la Q cerchiamo indizi. Concentrazione. No, ma l'ho usato, ma non trovo i punti. In quel pavimento è rovinato. Eh no, eccolo qui, era uscita. È uscito qualcosa adesso. Eccolo qua. Qui. L'intuito mi porta ad andare di qua, ma ci eravamo già andati. Continuiamo. E dice di qua. Perfetto. Non capisco. Eccola. Eh sì. Size 4 with a broken heel. Taglia 37. Size 4 with a broken heel. Rose D'Amore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Ok, So, cameriere. definitely not the ghost of a Roger. Qualcuno Yes. No, what a shame. Our witness was a già. La nosy nostra nosy testimone è una witch. cameriere ficcanaso. Cercare in tutto Searching l'hotel in potrebbe dark essere tunnels difficile. difficult. Forse le altre camerie possono aiutarci a trovarla. Va bene, quindi inizieremo a fare domande in giro. Do you know anything about this? Oh yes, I can tell you everything, sir. Il personale ha detto che Lucia ha avuto un rimprovero dal capo dei camerieri per aver indossato scarpe comuni al lavoro. Adesso dovrebbe essere al piano di sopra a pulire vicino ai quadri. Rimprovero per aver indossato scarpe normali perché ha dovuto cambiarle. Allora, ok. Vediamo un po' vicino ai qua. E questa è una quest secondaria perché non abbiamo ancora minimamente iniziato, eh. Devo dire che non mi dispiace. Non mi dispiace assolutamente come tipo di gioco. Perché comunque non è il classico caso, diciamo isolato, dove saltate da una location all'altra, ma si vaga liberamente e stiamo vagando in un mondo che comunque potremmo andare a visitare liberamente, quindi interessante. Va bene, sì, ma Finally, there you are. Wonderful. sarebbe che sia facile trovare una It's cameriera dark in in this place. questo. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the séance room, yes? How did you know? Simple. You changed Per shoes cambiare after le waiting scarpe, in the aveva hall rotto un while tacco fleeing the scappando scene. dalla I'm stanza. sorry, sir, but if I may ask, who are you? Sono uno scrittore. No, io sono un bastardo. The Il precious diamond was stolen during diamante the prezioso è séance. stato rubato durante la seduta spiritica. Lord Craven si è affidato a me per I'm very ritrovarlo. sorry, sir, but we Ma have ci è vietato visitors parlare di questioni discussing private dei private nostri matters of ospiti. our guests. Ti è I anche think proibito spiare also nelle camere, not signorina? peeking into private rooms, Miss Siletta. Lucia Siletta, sir. Tell me, Miss Siletta, what would your manager say Cosa if direbbe il he suo knew you responsabile were se sapesse che spying stava on spiando i guests? suoi ospiti? Oh, please, sir, Non don't glielo tell dico, him. una I famiglia ho have a bisogno di questo. family. I need this work. I won't, but only if you Ma solo se answer my rispondi sinceramente questions alle mie clearly. domande e non omettere I niente, don't me play ne coy. I can tell. accorgo. Cosa hai visto nella stanza? Così ne sapremo di più, ci sarà un colpo di scena magari. Describe what happened during the séance. Una signora e due A signori erano lady seduti a un tavolo e came to toccavano qualcosa object. con le mani. Il medium ha iniziato a Where's the sussurrare e medium here? pregare. Ed è Do you apparso have un eyes or fantasma. something? The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost?
You're confident? Era qualcosa di spettrale, è uscito dal petto del medium, una nuvola, una bolla luminosa. Mi sono avvicinato di più alla finestra per vedere meglio. E la signora ti ha visto. Come fa? Sì, ho urlato e mi ha indicata. Sono scappata e mi si è colpita un tacco, ma ho visto il fantasma, un qualcosa di maligno. Ho visto qualcos'altro? Il medium, signora Galici, lui sta facendo qualcosa con il fantasma. L'ha afferrato come se stesse cercando di prenderlo e poi sono scappata. Vabbè. Credo di doverti essere legato per aver assistito a questo... Ho memorizzato tutto il tuo racconto. Ok. Ok, lei ha parlato, vediamo le scarpe comuni, sì, perché non ha quelle di servizio, perché si è cambiata. Quindi, direi che è giunto il momento magari di fare un ragionamento. Palazzo mentale. No. Non so, a dire la verità, abbiamo... Mi ha detto di aver visto due signori e una signora seduta a un tavolo, ok? Dove trovare la stanza seduta? Sì, infatti, li devo tornare giù. Quindi, torniamo nella sala della, della seduta spiritica, che è qui dietro. Ormai inizio a orientarmi come se fosse casa mia. C'è qualcosa... Lady Craven si è ritirata nella sua stanza per riposare. Lord Craven è rimasto qui fino a quando lo staff non ha riferito che il medium è stato rinchiuso. Non sono riuscito a leggere, ma c'è un modo di vedere quello che è successo. Abbiamo il solito guardaroba che possiamo andare a cambiare. Diario di John. No. Con abbastanza indizi, Sherlock può usare l'immaginazione per ricostruire il passato. Vediamo un po' cosa c'è qua. Vediamo un attimo. Se si mette così. Allora. Precedente e successivo. Possiamo tornare indietro? Allora, torniamo indietro. Cioè, praticamente ha visto... il fantasma. Adesso vediamo un attimo se posso... Ha visto il fantasma. Qui, ok, abbiamo preso tutti gli elementi quasi. Qua c'è il fantasma che è uscito. Lì c'è l'altro tizio. Non riesco a capire. Allora, la signora era qua. Ok, e qua è giusto. Indicava... Bello, perché dobbiamo ricostruirlo con... No, con questo... Lei ha visto di là. Perfetto, giusto, perché spiava. Non saprei. No, così. No, non è questa. Cavoli, non lo so. Non so dove cavolo era seduto lui. Dovrei andare a rivedere i dettagli. Quindi devo andare a rileggermi i dettagli di dove erano seduti tutti. Ma io direi che il video è andato fin troppo per le lunghe. Non ho fatto tagli perché è stato tutto molto interessante. Ovviamente adesso dovrò salvare la partita e mettermi lì a pensare, perché non ci sarà assolutamente nulla che mi suggerirà quale sarà la scelta migliore da fare in questa, nella quest secondaria, comunque, che ci mette già di fronte a un mistero da risolvere senza vittime. Però non ho letto cos'è successo al tizio, però adesso vado a rileggermelo. E comunque fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo Sherlock Holmes Chapter 1, di un giovane Sherlock Holmes con il suo amico John, ambientato in un open world su un'isola del Mediterraneo. Fatemi sapere
E qua sotto nei commenti, come al solito, e da Cordone è tutto, e alla prossima, ciao ciao.